Questo Vangelo ci fa pensare anche ai non credenti ufficiali. Mi è capitato l'altro giorno una bella sorpresa. In questo campo del dialogo con i non credenti era una situazione di prigione, anche seria. Stavo parlando per caso con un amico mio che ha un fratello sacerdote, francescano, e lui stava per caso ascoltando a distanza una conversazione. Era un uomo con un accento piuttosto brutto, tipo gangster da Dublino, che rispondeva con calma a un altro uomo, forse un po' dello stesso stile. E questo sacerdote di cultura era fulminato, perché lui ha intuito che questo tipo di gangster apparente rispondeva a una domanda di tipo teologico complicato e profondo, con una perfezione di teologia soprannaturale, del tutto al di là della sua competenza di gangster apparente. E ha voluto incontrarlo. L'ha fatto discretamente e ha chiesto: da dove hai questa conoscenza tu? E ha dato la sua risposta. È una storia vera che mi ha molto consolato e forse anche avrà lo stesso effetto su di voi. Lui era un capo gang in Irlanda e per quel motivo si trovava in prigione dopo una lunga successione di istituzioni di correzione della sua prima gioventù. E era anche quello responsabile della ribellione famosa della grande prigione di Dublino diversi anni fa, Mangione. E lì, a causa di questa ribellione, della sua parte centrale in questo affare, lì fu messo in prigione di massima sicurezza. E lì dentro ha incontrato un altro che aveva comunque un po' di fede, e quest'altro ha suggerito a lui, sapendo la situazione dentro, che uno veniva spesso dalla depressione e dunque il suicidio, e ha detto così: casomai anche a te capita questo pensiero, ti do un consiglio: non toglierti la vita. Perché? Perché è un'offesa grande a lui. Interessante questo, in prigione, sicurezza massima. Un po' dopo, il nemico è arrivato con il suo pensiero. Però non era soltanto un pensiero. Ha sentito una voce gutturale invitandolo a una fine di tutto, questa sentenza lunghissima. E come farlo in breve tempo? E anche ha potuto suggerire un'atmosfera di benessere totale. Yeah. E lui ha saputo reagire in tempo, ricordando quest'altra parola. E ha detto così al nemico: Satana, va via per ora, ci penserò. Cos'è successo? Subito dopo ha sentito un'altra atmosfera entrare nella sua cella, un'atmosfera di luce, di benessere vero, di grazia fulminante, ma dolce.
invitando sì alla fiducia nella misericordia infinita. E così ha avuto anche un'altra grazia istantanea, ha saputo, ha visto, ha compreso tutto in un punto di tempo, conoscenza infusa. Dopo, cominciando a pregare, migliorando la sua vita dentro, ha lasciato in libertà prima del tempo. Fuori aspettavano i suoi amici, tra virgolette, vieni con noi. E poi l'ha cambiato. È andato a trovare Catone Cimoni e ha ricevuto dei fogli tipo inviti alla preghiera e è andato al centro proprio del shopping al Pompino e è andato a dare queste cose e anche a parlare con la gente che passava proprio al centro, centro, centro di Dublino. E vedeva passare la gente che lo conosceva, i gangster come lui. E sapete che ha cominciato una conversazione con questa parola, vedendo venire un gran pesce che conosceva: tu, caro mio, vai in inferno. E lui ha risposto così: ah, lo so. È così. Cosa si può fare? Lui credeva già, sapeva, però era disperato. E l'altro non l'ha lasciato partire. Ha cominciato a parlare e ha chiesto un permesso semplice. Posso fare uno studio di telefono? Lui dice lui. E ha chiamato un sacerdote della cappella lì che conosceva bene. Saputo che un ex amico suo era in pericolo di questi gangster. È andato a trovarlo in persona, ha detto: va in Inghilterra, ti ammazzeranno. Ma lui risposto: ah, è una pena, la vita cos'è? È rimasto. E l'altro ha risposto: ok, se non parti, ti chiedo una sola cosa. Permetti che io chiami un mio amico. Va. E ha fatto venire questo stesso sacerdote che ha confessato. Due settimane dopo era morto, fucilato dagli gangster, lavato dal sangue di Cristo, che guarisce in un momento di tempo sacramentale tutto, anche i più peccati, quelli che sono classificati come i peggi di tutto, mentre noi non abbiamo bisogno di niente, neanche di minima confessione. Attenzione carissimi, gli altri vanno prima di noi in gloria massima. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.